TV, diretta streaming questa sera dalla sede dell'assessorato Agricoltura e risorse naturali della regione autonoma Valle d'Aosta. Buonasera, buonasera e benvenuti. Benvenuti a tutti voi perché questa sera c'è anche un pubblico qui presente proprio per assistere all'estrazione della terza lotteria de Reine 2016. Evento organizzé par l'Association regionale Amis de Bataille de Reine. Ma questa sera non sono sola, c'è il pubblico ma c'è anche... Posso chiamarvi l'allegra compagnia di brigata? Guarda, un sorrisino proprio piccolo, piccolo. sono tutti seri, serissimi, perché l'estrazione è seria, è importante. Iniziamo. Buongiorno, presidente, buongiorno. Iniziamo subito con la segretaria. Si tratta di Nathalie Dujani, Un nome, una garanzia. Buonasera, Nathalie. Mi guarda, è, è, è reduce dal raffreddore. Nathalie, allora è un pochettino. Nathalie è quella che ha il compito proprio di verbalizzare i numeri estratti. E ad abbinarli ai premi in palio. accanto a lei Paolo Scenei sindaco di Saint Cristof buonasera che questa sera rivesse proprio eh, il ruolo di pubblico ufficiale a controllare la regolarità di tutto ciò che accade buonasera sindaco e poi passiamo a Sofì ciao Sofì quanti anni hai Sofì? sei ma tu eri presente alla battaglia? sì ti favi? Sì. Per chi? Per... Sei un po' indecisa? Ce n'era più di una magari che ti piaceva? Sì? E ha vinto quella che hai scelto, una di quelle che hai scelto, che amavi? Sì. Tutti sì, tutto affermativo e noi possiamo proseguire. Grazie, è importante il tuo ruolo questa sera eh, perché tu Sofì sarai proprio quella che estrarrà dalla bereira, chiamiamola così perché siamo in Val d'Aosta quindi è bereira, eh, poi, poi chiediamo conferma al Presidente. Io parlando tra l'altro della, della lotteria vi ricordo che c'è un montepremi quest'anno di eh, 30.000 euro e sono stati venduti oltre 13.000 biglietti. Di conseguenza, insomma, mano alle, alle tasche. Se le avete qui con voi i biglietti, quelli che sono presenti e tutti voi che ci state seguendo, controllate perché sicuramente qualcuno ha vinto, anche perché i premi in paglio sono veramente tanti. Presidente, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti. Pino Balico è presidente dell'Association Régionale Amis des Batailles de Reine. Eh, io non voglio fare domande adesso, le faccio in seguito, <ride> come tutti gli anni, ma anche perché l'Association fa veramente un lavoro importante, non solo l'ultimo giorno, quello bello della battaglia domenica scorsa, il 23 di ottobre, ma durante tutto l'anno. Quante sono le battaglie che organizzate? 21 il circuito primaverile, estivo, autunnale, quindi sono 21 domeniche di lavoro. Questa è la prima risposta: ha tanto lavoro, tanti sacrifici, ma i risultati poi sono veramente importanti, veramente belli. E eh, la dimostrazione è sempre il pubblico presente, la terza domenica di ottobre, ormai da tanti, tantissimi anni all'Arena Croix-Noir. Iniziamo subito. E allora chi è che gira? Balico naturalmente Pino Balico pronto per girare e noi iniziamo con i premi e naturalmente con gli sponsor e tutti coloro che hanno eh, dato sì i loro premi, il loro denaro ma eh, noi vogliamo anche dire poi di chi si tratta questo è il 45esimo eh, premio che verrà abbinato proprio a questo numero che adesso vediamo di capire qual è e prego Paolo Ecco, io ripeto perché 05221 05 è il numero perché quest'anno Paolo non ha il microfono. Quindi io ripeto... Eh, ripeto, il, il numero che viene estratto. Natalia è scritto il numero? Perfetto. Questo primo numero è abbinato a Orme servizi alle aziende. È un buono spesa di 150 euro. Ricordiamo che Orme la potete trovare ad Arnace fornell 11. Proseguiamo. Secondo numero estratto. In questo caso si tratta del numero eh, del premio, scusate, non del numero del premio 44 ed è abbinato. Vediamo a che numero, diciamo anche di chi si tratta. Villeneuve Stufe, Stufe è un buono da 250 euro e Villeneuve Stufe la troviamo a Villeneuve, piazza Assunzione 4. Paolo? 11.864 11 è il numero. E eh, proseguiamo con. Il prossimo numero che è il 44, 43esimo premio ed è messo in palio da Baroli Sport, un buono acquisto da 250 euro. Baroli Sport lo troviamo a Villeneuve e possiamo anche dire che è social perché lo troviamo sui social, possiamo metterci in contatto con loro. Il numero 3.962 proseguiamo questo numero abbinato l'abbiamo detto a Baroli Sport proseguiamo con la prossima estrazione ed è Sofì che va a cercare eh, lo sta proprio cercando il, il numero e ha abbinato questo premio che è il 42esimo a Stobbia. Si tratta di vendita e assistenza a macchine agricole, concessionario eh, Jans Diar, spero di averlo pronunciato bene, poi al limite glielo chiediamo direttamente e lo troviamo a Ceretta San Maurizio Canavese. Anche loro sono social. Qual è il numero? 281. 281. Io tra l'altro adesso magari faccio un cambiamento, mi avvicino, chiedo alla regia se posso farlo. Posso avvicinarmi al, eh, al sindaco? Allora ecco, mi sposto, mi avvicino perché così diventa un, un attimino più semplice. Io gli passo il microfono e mentre parlo vi racconto di eh, chi ha messo in paglio questi premi direttamente il sindaco Paolo Scenei può dirci il numero che è stato estratto, passato da, da Sofì. Allora, eh, questo numero si tratta di che numero? 281 281. E abbiamo detto che questo numero era abbinato a Stobbia. Proseguiamo con il numero, con il premio. Alla fine riuscirò: eh? numeri, premi, <ride> con il premio numero 41. Si tratta di Mafer. Mette in paglio un tosaerba. Mafer, ricordiamo che eh, la troviamo come attività, come vendita, come assistenza a Ponsua charvenceau 3822 3822. Questo numero è abbinato a Mafer e si tratta del 41esimo premio messo in paglio. Proseguiamo, io vi sto invadendo il campo, eh? cioè, mi allargo, mi allargo. Allora, proseguiamo con. In questo caso sono due eh, i buoni acquisto messi in paglio, si tratta della Selleria Le Queir, si tratta del quarantesimo e del trentanovesimo premio, sono due buoni acquisto da 250 euro. Il primo Selleria Le Queir è abbinato a che numero? 9412, 9412. Questo è abbinato al quarantesimo... Premio messo in palio da Selleria Le Queer. Ancora per Selleria Le Queer, io mi sposto ulteriormente. Oggi ci sarà la regia che me ne dirà quattro, ma fa niente. <ride> Grazie, Massimo Bombino. Lo ricordiamo perché è importante il ruolo di poi chi sta dietro le telecamere, perché noi non ci rendiamo conto che sono poi loro che ci danno la possibilità di andare in onda, come in questo caso è una diretta streaming su www.invidia.tv. Eh, proseguiamo ancora con il 39 premio messo in palio da Selleria Le Cuir. 6703, 6.703. Ricordiamo che Selleria Le Cuir la troviamo a CAR e ad Aosta, due sono i punti vendita e eh, siamo proprio invitati ad andarli a eh, salutare ma non solo, magari ad acquistare direttamente le cose che hanno perché sono veramente belle si tratta di pellame, di cose veramente originali quindi a Car un punto vendita, ad Aosta e in via Sant'Anselmo 13 l'altro punto vendita proseguiamo ancora, altri due premi, due buoni acquisto messi in palio da Delta Pneumatici e vediamo Sofì che sta per estrarre il numero. Vediamo di che numero si tratta. Abbinato al 39esimo premio, 38esimo scusate, al 38esimo premio delta pneumatici. 6.607-6607. Proseguiamo ancora, un'altra estrazione sempre per Delta Pneumatici, via Parigi 218 ad Aosta. Pneumatici, vendita e riparazioni gomme. Sofì è pronta per l'abbinamento del 37esimo premio con Delta Pneumatici, abbiamo detto, e il numero è il seguente: 10.982-10982. Proseguiamo, velocissimi per uh, i premi, per l'estrazione, c'è naturalmente Paolo Scenei che si sta informando, dice ma tu mi stai riprendendo mentre li leggo? Sì, vede anche il foglietto, <ride> vede anche i numeri, deve essere tutto regolare. Eccoci pronti, l'altro numero si tratta di... Pennazio Pession, anche in questo caso sono due buoni acquisti da 250 euro. Il primo, vediamo a che numero abbinato si tratta del 36esimo premio 5.680 5680. Proseguiamo ancora, peschiamo Sofì un altro bigliettino per il secondo buono acquisto da 250 euro messo in paglio da Pennazio Pession. Ed eccoci qua pronti, tra l'altro ricordiamo che la ferramenta Pennazio Pession la troviamo, eh, la, troviamo, la troviamo ad Aosta in regione Brenlo 3. Eccoci pronti, questo è il 35. Regalo, eh, chiamiamolo così, è un buono acquisto. Abbinato a che numero? 12.138 12138. Tutto regolare, Sindaco? Sì. Sindaco sta controllando. Natalia, abbiamo detto importante il suo ruolo perché lei sta proseguendo a eh, naturalmente verbalizzare, scrivere tutto. Vi ricordo anche che questi numeri avrete la possibilità nei prossimi giorni di leggerli, di andarli a eh, controllare sui mezzi di informazione che l'associazione eh, ha preso naturalmente accordi come tutti gli anni con i giornali locali proprio per renderli pubblici. Io sospendo un attimo, eh, ecco, bravi, non, non eravate andate avanti, no è benissimo, allora torno a raggiungere il centro di questo palco per eh, dare spazio agli sponsor perché sono tanti gli sponsor, alcuni li abbiamo già citati e ci sono quelli che hanno messo in palio dei premioni grossi grossi e quindi noi gli vogliamo dare uno spazio anche maggiore, iniziamo con eh, tutto quello che eh, insomma beh, può essere innanzitutto citarli e vogliamo citare i primi quattro e si tratta della banca di di credito cooperativo valdostano banca credito cooperativo valdostana citiamolo bene peila ec srl concessionaria suzuki Agrinord, macchine per l'agricoltura Class e distillerie san roc questi sono eh, i quattro diciamo eh, principali sponsor della lotterie de rain il terzo anno quest'anno Posso fare ancora alcune domande? <ride> perché beh, naturalmente noi siamo tutti curiosi, perché abbiamo detto che è tanto il lavoro che fate nel corso dell'anno. Ma ehm, vogliamo anche dire di quanti anni torniamo indietro? Perché prima del 1954 non si parlava di battaglie, si parlava di cosa? Si parlava già di battaglie ma non era ancora stato organizzato a livello regionale, erano battaglie comunali, intercomunali eccetera, però il movimento parte dal 1924, si ha notizia delle prime battaglie organizzate nel 1924 a Chatillon, quindi da lì poi il periodo della guerra è stato sospeso ma ha ripreso negli anni 40. E ufficialmente possiamo dire che era il 1958, io mi sono informata, è solo per questo, sono andata a leggere, era il 1958 quando ufficialmente si parla di Bataille de Reine. Esattamente il 4 marzo 1958, da lì è partito il movimento che dopo 59 anni, questo era il 59esimo combat, non ha mai avuto sospensioni diciamo. E per quanto riguarda... L'associazione Ami de Bataille da quanti anni? Ma diciamo che ha cambiato di nome, però ha proseguito sulla linea tracciata dal 58 ecco, non è cambiato nulla perché poi Ami erano già e ami sono rimasti. È solo stato un cambiamento di nome, ma, ma non di fatto. È importante il lavoro che voi svolgete? Perché se qualcosa non funziona, <ride> ma funziona tutto, però! Pino funziona sempre tutto bene E se no ci picchiano. No, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, poi gli errori sono possibili. Quest'anno diciamo che siamo stati fortunati o che abbiamo lavorato bene, giudichi il pubblico, ma tutto è andato bene, il tempo ci ha anche aiutato. Il tempo è sempre importante. Non guasta, mai, non guasta mai. Pino, per chi faceva il tifo? Per tutte quante. <ride> non si può, non si può... Non posso fare parzialità, anche perché io non avevo, quindi sicuramente... Per la più meritevole, però diciamo le meritevoli come quest'anno erano tantissime e ha vinto quella che ha meritato di più. Quella che tra l'altro già davano come vincitrice, eh, perché pare che fin dai primi eh, combattimenti nel corso del, dell'anno eh, lei era una di quelle toste, eh, guerra? Sì, diciamo che dal, dal, dalla sua genealogia, da come era stata presentata quest'anno, aveva possibilità di arrivare alla fine. Da presidente a colui che gira la berera <ride> e noi proseguiamo a girare la berera. Io mi riavvicino, chiedo scusa se mi intrufolo in mezzo a Pino Balico che sta girando la berera e raggiungo invece eh, il sindaco di eh, Saint-Christophe e Nathalie, che lei scrive. Allora, vediamo a chi ha abbinato invece questo numero che ha appena estratto Nathalie. Si tratta, questo numero è abbinato al 34esimo premio, si tratta di Agri Center ed è un buon acquisto di 500 euro. Vediamo di che numero si tratta, il numero che ha vinto. 4.385. Questo numero ha vinto un buon acquisto di 500 euro messo in palio da Agri Center. Agri Center la troviamo a Chatillon in località Panorama 21. Proseguiamo, proseguiamo con il giro della berra con Sofì. Che va a cercare il numero si tratta di ben sei buoni, eh? quindi li facciamo magari un attimo velocemente. Si tratta eh, del premio 33esimo. Questo è un buono acquisto da 100 euro messo in palio da LB Tendaggi 557. Proseguiamo un altro buono da 100 euro messo in palio sempre da LB Tendaggi. In questo caso è abbinato questo numero che è estratto in questo momento da Sofì al 32esimo premio, eh, numero 66, il numero 66. Proseguiamo, abbiamo detto che sono ben sei i buoni da 100 euro messi in paglio da LB Tendaggi, ecco Sofì che passa il numero a Paolo Scenei 925. Ed è un altro buono, un buono acquisto da 100 euro messo in palio dalle bitendaggi. Proseguiamo. È il lavoro è fatto con accortezza, quello di Pino Balicco e altrettanto Sofì si impegna eh, a prendere il numero e passarlo a Paolo Scenei. Un altro buono da 100 euro abbinato a questo numero. 11.192, 1.192, chiedo scusa, 1.192. Qua controlliamo tutti. Eh. Proseguiamo, ancora un buono acquisto da 100 euro, LB Tendaggi. Abbiamo detto che sono ben 6 buoni acquisto da 100 euro l'uno che LB Tendaggi ha messo in paglio proprio per questa terza lotteria. Qual è il numero? 1671. A che punto siamo Nathalie? Proseguiamo. Ci sono ancora, ancora, a me risulta un buono da 100 euro, giusto? Natalia me lo conferma. Allora, quest'ultimo che corrisponde al ventottesimo premio, un buono acquisto da 100 euro. Di che numero si tratta? 511. Ed è un buono acquisto da 100 euro, abbiamo detto, messo in paglio da LB Tendaggi. Proseguiamo con altri due buoni acquisto messi in palio in questo caso da Orme Servizi alle Aziende. Sofì ha già estratto il numero, eccolo, è il 27esimo premio, buono acquisto da 150 euro. Di che numero si tratta? 4679 Ancora un buono da 150 euro, messo in premio da Orme Servizi alle Aziende. E troviamo Orme ad Darnasce, Fornell 11. 7074, 7.074. Proseguiamo. Proseguiamo con Agraria Caremese, che mette in paglio, in questo caso non buoni acquisto, ma due oggetti. Il primo... Un generatore. Si tratta del 25 premio. Vediamo a chi è abbinato come numero. 6636. Ancora un altro oggetto messo in palio da Agraria Caremese che troviamo in via nazionale 29 a Carema. Attrezzi, prodotti e forniture nel settore agrario. Sofì sta prendendo il numero che passa ed è abbinato questo numero al premio 24. 11.617. Proseguiamo, proseguiamo ancora con altri quattro premi. Si tratta di quattro buoni acquisti, del valore di 250 euro. In questo caso, messi in paglio da Mav, macchine agricole Valle d'Aosta. Il primo buono acquisto da 250 euro, abbinato al premio numero 23, che numero è? 16.297. Proseguiamo ancora con un buon acquisto da 250 euro. Mav Macchine Agricole Valle d'Aosta. La troviamo a Saint christophe in località Grand Charrer 40, il numero 9.220 e questo numero è abbinato a un buon acquisto da 250 euro ancora l'estrazione per un altro buono acquisto da 250 euro messo sempre in palio da MAV, macchine agricole VDA o per dirsi voglia perché io ce l'ho scritto in francese lo traduco in italiano ma in effetti è MAV, machine agricole Valedosto e quindi lo diciamo come, come giustamente è stato scritto dagli autori, giusto? Proseguiamo con quale numero abbinato? 7.811 Natalia abbiamo concluso i eh, quattro. Ce n'è ancora uno? Allora mi sono persa un pezzo, vedi? Leggendo in francese chi ha messo in paglio il nome corretto, poi, giustamente, di chi ha messo in paglio questi premi, me ne stavo perdendo uno. Quindi quest'ultimo che sta estraendo Sofì sarà proprio quello abbinato, ancora a un buon acquisto da 250 euro 8.159. E Natalie ha già scritto il numero che è stato preso da Sofì. Proseguiamo oppure ci sospendiamo un attimino eh, perché io sto guardando bene la scaletta. E in effetti, eh, dopo insomma, alcuni numeri, è bello fare anche una pausa. Abbiamo prima fatto alcune domande a Pino Balico, abbiamo parlato di sponsor, di sponsor ufficiali. E adesso pro, eh, proseguiamo a parlare comunque di sponsor ufficiali, coloro che hanno messo in paglio. Il primo premio. Io li chiamo qua nel, nel palco, chiamiamolo palco, non è proprio un palco grande, eh. Sono, è un palchetto piccolo, però li chiamo qua vicino a me. Si tratta di Massimo Caudana, responsabile marketing, e Michelle Ball, responsabile locale assistenza per eh, AgriNord. Prego. Ecco, vi, vi metto qua, io naturalmente in mezzo così faccio domande a, a entrambi. A entrambi. Eh? Allora iniziamo subito con Massimo Caudana. Eh, abbiamo parlato di Agri Nord. Eh, io chiedo scusa, ma mi sto rendendo conto adesso, ho parlato del primo premio e in effetti è il secondo, è il secondo premio, ma è importante, sì, <ride> è, sì, altrett no, è, <ride> è altrettanto primo. importante perché eh, parliamo di un premio eh, che ma tutti gli allevatori, gli agricoltori e non solo, eh, ma coloro che eh, operano in questo settore penso che faccia gola di cosa si tratta è un voltafieno eh, un volto 45 della classe e eh eh, non è male eh. no, per chi fa, per questo, per lavoro chi fa questo lavoro decisamente è, è, è un macchinario importante parliamo eh, della vostra azienda anche perché non la troviamo fisicamente in valle d'aosta a Green nord dove ha la sede beh, noi non siamo presenti qua in valle d'aosta siamo la nostra sede è a caluso in via mazzeventi siamo presenti nel campo agricolo da diciamo quasi 100 anni, eh, siamo specialisti su macchine da raccolta, mietitrebbie e trinciatrici, trattori e macchine da finagione. E quindi sono veramente eh, importanti insomma eh, i, i lavori specialmente sia di manutenzione ma anche di marketing e nello specifico ci si occupa di marketing a 360 gradi. Sì. Beh, beh, bisogna farsi conoscere, dai eh, il, anche la pubblicità serve. Quindi la scelta eh, di essere qui oggi? Ma la scelta di essere qui oggi è, è un po' una scommessa, una, una scommessa che abbiamo, abbiamo fatto due anni fa con Michel, eh, ci siamo detti proviamo a entrare nel mercato valdostano. Eh, Abbiamo avuto l'occasione di, di metterci in prima linea con, eh, con, la con la battaglia e sinceramente ci siamo trovati bene. Ecco. Non, spero che risponda altrettanto il, il mercato. Ecco. Il fatto che abbiate scelto eh, il volto, e non solo il volto, ma una mano importante, Valdostana, perché Michel si occupa eh, della manutenzione dell e dell'assistenza. Come rispondi alle richieste mh, del pubblico, Valdostano? Rispondo andando direttamente sul, sul luogo dove <ride> c'è bisogno, con tre veicoli, e speriamo di dare una mano a tutti quando c'è bisogno come possono eh, comunicare con te quelli che hanno bisogno, perché se tu vai da loro in qualche maniera devono mettersi in contatto. Uh, sicuramente beh, col telefono, col numero di telefono oppure su, su, su Facebook. Eh. Facebook è esattamente il nome come, come social, è importante dire che siete su, sui social, ma che nome c'è esattamente? Uh, Balmobile di Michel Wall. Ecco. Ba come Balmobile... Mi ricorda vagamente qualcosa. Sì, sì, sì. <ride> Balmos, quindi si trova così. Sì, 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 Vedi esatto. Mio. Abbiamo detto che sono stati oltre 13.000 i biglietti venduti, chissà dove andrà a finire il vostro premio. Speriamo, speriamo, spero vivamente rimanga qua in valle, poi per carità anche, anche in altri posti, poi certo. se... E anche all'estero meglio ancora. Che... Si aprono le porte anche dalla vicina Svizzera e Francia? Erano molti presenti svizzeri e francesi. Eh? Certamente. Spero anche di, di poter entrare nel mercato francese e svizzero. Sarei molto molto contento. Ricordiamo anche eh, il nome della vostra pagina, non solo eh, social, ma anche proprio la vetrina web che avete, quindi il vostro sito ufficiale. Il nostro sito ufficiale lo trovate sul sito class, quindi www.class.it, eh, cliccate su AgriNord e vedete il nostro link. Siamo presenti anche su Facebook eh, come AgriNord SRL, quindi ah, beh, ci potete trovare in qualsiasi modo. A noi è piaciuto molto il suo Facebook, <ride> Bal Mobile, <ride> è bello. Grazie, grazie per eh, aver testimoniato personalmente e spiegato perché eh, avete creduto nella lotteria. Vabbè, noi eh, crediamo molto nell'agricoltura, cioè, se no non, eh, non saremmo da tanti anni presenti così sul mercato. Eh, nonostante le difficoltà che ci sono oggi, Cerchiamo sempre di dare una mano agli agricoltori per poter sostenere la loro vita in campagna. Ed è decisamente importante, sempre di più ci rendiamo conto di quanto è importante la natura. Grazie ancora. Grazie a Massimo Caudana, ricordiamo, responsabile marketing. E Michel Ball, il volto e la mano, l'assistenza per quanto riguarda la Valle d'Aosta e per quanto riguarda AgriNord, macchine per l'agricoltura class. Grazie. Allora, noi proseguiamo, sono, importante, sono importanti gli sponsor Pino, tu cosa ne dici? Eh, io li ringrazio perché o, oltre a, a sostenersi fanno anche poi un, un lavoro sul territorio che potrebbe essere di grande valore per gli agricoltori. È di grande valore per gli agricoltori, di conseguenza, insomma, veramente un grazie sentito. Noi proseguiamo con l'estrazione dei numeri. Io vado a rimettermi vicino proprio a... Eh, il sindaco di eh, Saint Christophe, proprio perché così gli passo tranquillamente il microfono e non andiamo a ripetere più volte quello che magari sono i numeri. Ed eccoci pronti, ci siamo avvicinati, allora vediamo bene i numeri perché eh, bisogna stare attenti a non fare confusione, si tratta in questo caso di Ottica Rosa che ha messo in premio quattro buoni acquisto del valore di 250 euro, Partiamo da, abbiamo fatto una piccola sospensione quindi riprendiamo con il diciannovesimo premio del valore di scusate, ecco, 250 euro, vediamo che numero è abbinato. 7605 proseguiamo, secondo buono acquisto sempre messo in, in paglio da Ottica Rosa. Ricordiamo che Ottica Rosa la troviamo ad Aosta, Avenue Conseil de Commis 7. Ed è possibile eh, vedere visionare anche proprio il sito che loro hanno www.otticarosa.com. Secondo buono acquisto è abbinato a che numero? 12171 Ancora un buono acquisto che è esattamente il terzo buono acquisto. Tutti controllano. Io vedo eh, tutti molto attenti. Terzo buono acquisto da 250 euro. Messo in, eh, in paglio da Ottica Rosa. Eccolo qua. A che numero corrisponde? 224. Ancora un buono da 250 euro messo in paglio da Ottica Rosa, abbiamo detto che possiamo trovare Ottica Rosa proprio ad Aosta e questo buono acquisto corrisponde al sedicesimo premio messo in paglio. Vediamo un po' cosa pesca Sofì in, in questo caso, è sempre molto, molto attenta alla ricerca, non è così casuale, è proprio lì che, che cerca il numero, vediamo di che numero si tratta. 3328. Benissimo, proseguiamo, questi erano i quattro buoni acquisto messi in palio da Ottica Rosa. Proseguiamo con due, eh, in questo caso si tratta di oggetti e che belli oggetti messi in, in palio da De Marchi Gianotti. Il primo è un orologio Casio. Quindi il 15. Wella, I numeri che volano. Quindi il 15 premio messo in palio da De Marchi Gianotti corrisponde a che numero? 4.226. 4.226, e si tratta di un orologio Casio. Il prossimo, sempre messo in palio da De Marchi Gianotti, il quattordicesimo premio, è un orologio Casio. Polar. Vediamo un po' il numero. Ricordiamo che De Marchi Gianotti ha eh, beh, un sacco di punti vendita. È eh? a Sarro, a Osta, a Pollen, a Saint-Vincent, a Ivrea e si può eh, acquistare anche online grazie al sito che loro hanno www.demarchigianotti.com Vediamo qual è il numero che corrisponde al quattordicesimo premio. 685 685, quattordicesimo premio e si tratta di un orologio polar. Proseguiamo e adesso qua c'è una raffica di premi, sono ben 10 buoni acquisto messi in palio da Gross CIDAC. Sono buoni acquisto tutti e 10 dal valore di 200 euro l'uno. Ricordiamo che eh, Gross CIDAC è proprio l'ipermercato dei Valdostani ma non solo, eh. ma noi Valdostani ci siamo molto affezionati e sappiamo che veramente tantissimi svizzeri francesi e dalle vicine regioni vanno proprio a fare le loro cose le loro spese da Gross Cidac. Allora, iniziamo. Questo buono acquisto corrisponde al valore di 200 euro ed è il numero? 1925. E questo era il tredicesimo premio. Proseguiamo con il dodicesimo premio, sempre un buono acquisto messo in paglio da Gross Cidac, sempre un buono acquisto da 200 euro il valore. E vediamo il numero. 7681. Proseguiamo con l'undicesimo premio messo in, in paglio da Gross Cidac, sempre un buon acquisto da 200 euro. Vediamo che numero coincide. E eh, diciamo anche alcune cose su Gross Cidac, che è presente in Valle d'Aosta come ingrosso, cash and carry, dal 1945 e come ipermercato dal 1949. Ancora oggi serve e soddisfa sempre di più le esigenze dei clienti. Vediamo che numero corrisponde questo premio messo in palio da Gross Cidac. 445. Ed è sempre un premio, un buono da 200 euro. Proseguiamo ancora con un'altra estrazione, sempre per un buon acquisto del valore di 200 euro. E io vi devo confessare che quando sono così tanti i buoni acquisto, così tanti premi, io dopo un po' mi perdo, quindi chiedo, chiedo a Nathalie di aiutarmi, eh, magari tra, tra un attimino, ma anche adesso. Questo eh, buon acquisto da 200 euro, a che premio corrisponde Nathalie? Decimo, decimo premio decimo premio, ha ah, una voce lì, eh, quindi ogni tanto parla proseguiamo Pino con ancora, ah ce l'ha già in mano vediamo, sì, velocissimi sono io mi perdo, questo un altro buon acquisto da 200 euro 8.777 e questo numero corrisponde al nono premio proseguiamo con l'ottavo premio sempre un buon acquisto da 200 euro messo in palio da Gross Cidac Vediamo cosa pesca nella Boreira Sofì. E noi ci avviciniamo, eh, ci avviciniamo sempre di più ai biglietti vincenti, abbinati poi alle bovine vincitrici proprio di questa battaglia. 3892. Proseguiamo ancora. Pino, instancabile a girare la Boreira. <ride> e Sofì... Instancabile a pescare i numeri. Vediamo a chi corrisponde quest'altro quest premio, quest'altro numero, sempre messo in paglia. Un, un buon acquisto da 200 euro da Gross Cidac. 1507. E ricordiamo anche che andare a fare la spesa da Gross Cidac poi alla fine conviene anche perché non si perde tempo nel parcheggiare, perché pensate che c'è un parcheggio che ospita. Eh, beh, veramente tante, tantissime macchine, sono tanti eh, i, metri, i metri quadri a disposizione per la vostra macchina, per parcheggiare, ma siamo già pronti? Siamo già pronti col numero? No, ecco che è una Sofì. Io ogni tanto mi dilungo, Sofì, a parlare de, de, degli sponsor, ma voi potete andare avanti. Eccolo qua, Gross CIDAC, un buono acquisto da 200 euro, corrisponde a che numero? 9167. Proseguiamo. Proseguiamo ancora con il pescaggio del numero, ancora un buon acquisto da 200 euro. Nathalie, aspetta che io mi avvicino così ti faccio parlare. Sentono anche la tua voce. Eh? Che, che numero è, che premio è che corrisponde a questo numero? Sesto, sesto premio. Allora, questo numero che adesso ci legge Paolo corrisponde al sesto premio. Set, 7261. Io vi ricordo che tutti questi numeri di biglietti naturalmente abbinati ai premi avrete la possibilità nei prossimi giorni di andarli a leggere sui quotidiani eh, regionali proprio per insomma magari vi sfugge la diretta ma non solo la diretta perché andrà in onda eh, nei prossimi giorni sempre su www.invidia.tv eh, questa serata quindi l'estrazione ma magari non avete voglia di seguirla tutta quindi potete leggerli allora un altro premio messo in palio da grosscida che è il numero che corrisponde 9.993 E si tratta del quinto premio. Proseguiamo con il quarto che è un buono acquisto di 200 euro messo in paglio da Gross Cidac. Ed ecco Sofì che sta pescando il, il numero e questo eh, corrisponde al quarto premio. Dico bene, Natalì? Quindi ci stiamo avvicinando velocemente alla vetta eh, per capire quali sono i eh, premi vincenti e i vincitori in quanto li abbiamo ospiti qua, ve l'ho svelato. Eh. Allora, che numero è questo? 9.256. E questo, fermi tutti, fermi tutti perché siamo arrivati al quarto, eh, vedevo Pino che stava continuando a girare la zangola, quindi no, fermili un attimo. Questo numero appena letto da, eh, dal sindaco, da Paolo Scenei, è naturalmente eh, abbinato al eh, quarto premio, abbiamo detto questi messi in palio proprio eh, da Grosscidac. Parliamo di sponsor e eh, allora io voglio qua vicino a me, chi ha messo in palio il primo premio. Invito Alessandra, eccola qua. Alessandra Ferrero Gallo. Buonasera, buonasera. buonasera. Alessandra, eh, ricordiamo anche il suo ruolo che è molto importante. ma Anche qui parliamo di marketing perché è importantissimo il marketing. Ma diciamo per chi fa marketing, non solo per chi fa marketing, ma è anche responsabile e proprietaria. Dico bene, corretto? <ride> Ho detto bene, allora diciamo di chi si, diciamo, di chi si tratta. Si tratta di Paila e C SRL concessionaria Suzuki. Per la Valle d'Aosta e per il vicino Piemonte, nello specifico Carema, perché sono due i punti vendita: uno Carema. Carema. Due a Carema esattamente e uno a Quarta, quarta d'Aosta. Quindi, Carema via Nazionale e per quanto riguarda la Valle d'Aosta, Car qui in eh, località Americ 56. Dico qui perché siamo vicinissimi, San christophe Car è proprio due passi. Abbiamo detto marketing. Eh, è importante oggi il marketing, Alessandra. È importante soprattutto per la vendita delle macchine, ci crediamo, perché comunque dobbiamo assolutamente proporci nel migliore dei modi e proporre soprattutto i prodotti nuovi e innovativi nel settore, visto che comunque siamo tantissimi. <ride> Bisogna avere una marcia in più, usiamo un termine così proprio molto familiare. Sì, cerchiamo di avere una marcia in più, cerchiamo. Questo naturalmente ci proviamo e speriamo di ottenere tanto eh, dal mercato valdostano e da, dai nostri clienti. Quali sono le novità per questo inverno 2016-2017? C'è qualcosa di nuovo che proponete? Sì, assolutamente. Noi proponiamo allora presentazione a dicembre la nuova Ignis Suzuki Inis e, e il, la Micra che invece riguarda Nissan. Sono le due vetture che verranno proposte per l'anno prossimo in anteprima da noi a dicembre probabilmente. Il pubblico valdostano è esigente o forse è più esigente quello piemontese? Sono entrambi molto esigenti e sicuramente eh, appunto, siamo contenti che lo siano. Certo. Voi soddisfate le loro esigenze, le loro richieste. Speriamo, speriamo sì, speriamo. Anche perché ricordiamo che Peyla eh, non è solo eh, un, un venditore di auto, ma voi date anche l'assistenza, che è molto importante. Sì, diamo l'assistenza e abbiamo i nostri tecnici a carima eh, e quindi aspettiamo. Le richieste dei nostri clienti per poterle soddisfare naturalmente. Come mai l'abbinamento alla Bataille e nello specifico alla lotteria della Bataille? Allora, noi siamo 50 anni che vendiamo auto appunto in Val d'Aosta e in Canavese, quindi ci sentiamo vicini, come ho detto finora, al nostro cliente e abbiamo deciso di partecipare a questa manifestazione per esserlo ancora di più e per naturalmente apprezzare quali sono le loro iniziative, assolutamente sul territorio una domanda di diritto, una domanda d'obbligo. Avete assistito alla battaglia? Sì, assolutamente, e ci è piaciuta tantissimo e siamo molto soddisfatti di essere stati partecipanti appunto anche all'evento. Per chi tifavate? Nessuno perché non ci sentiamo all'altezza, sinceramente. Da come non ci sentiamo all'altezza? <ride> no, non ci sentiamo all'altezza di poter giudicare. È piaciuto molto appunto, poter partecipare e vedere in anteprima appunto, questa, questa battaglia, eh, però appunto, non avevamo dei favoritismi su nessuno. Qual è il premio che avete messo in paglio per la lotteria? Un premio importante? Sì, un premio importante è la nostra Suzuki Celerio eh, che appunto è in, in prima posizione Dove vi troviamo fisicamente l'abbiamo detto, vi troviamo anche social, web, come vi troviamo nel mondo virtuale? Allora, noi abbiamo un nostro sito www.paila.it dove divulghiamo tutte le notizie più importanti della concessionaria, eh, le novità del, dei nostri prodotti e quelle che sono le nostre effettivamente iniziative. Eh, abbiamo un gruppo Paila su Facebook dove diciamo lo rendiamo un pochino più simpatico, meno lavorativo in questo canale, però appunto anche qui diamo tutte le informazioni necessarie. Eh, sulle nostre manifestazioni, più che altro che facciamo in concessionaria, feste o incontri. Di questo tipo. C'è un incontro, una festa tra poco, magari cioè, sì. così lo sappiamo e ci prepariamo. Di solito diamo l'opportunità ai nostri clienti di partecipare alla nostra festa di Natale che viene mh, dedicata, diciamo, proprio al nostro cliente e viene fatta mh, dal 20 al 24, quindi la settimana antecedente al Natale, dove facciamo una cena di catering appunto mh, per augurare un, un buon fine anno, un buon Natale. E un buon inizio anno a tutte le persone che ci stanno vicino. E in questo caso stiamo parlando del punto proprio qui a, eh, Car, Carema. Ad, a Carema. Ecco, Carema. precisiamo dove perché se no noi arriviamo tutti in gruppo qui ad Aosta Non va bene, a Car nello specifico. Invece si tratta di Carema e l'indirizzo è questo: Via Nazionale 7. Sette, esattamente, sì. Ci trovate lì. E poi, e poi avremo modo tramite Facebook di andare a curiosare e di conseguenza. Sì. Eh beh, ma no, come è andata, noi ci siamo! Eh, Alessandra, insomma! Assolutamente, in anteprima. Grazie, grazie Alessandra per essere stata qui. per aver... A, voi e a tutto il pubblico Valdostano, naturalmente. Grazie a voi, sponsor. Perché veramente siete molto importanti. Lo diceva prima il presidente. perché il fatto che esista tutto ciò è proprio grazie a coloro che ci mette sforzo, tempo, denaro. È veramente. È veramente importante. Grazie, Alessandra. Grazie. E noi siamo veramente arrivati al clou perché siamo all'estrazione dei premi importanti, Pino. Eh sì, siamo al terzo, ma abbinato al terzo c'è anche la terza, ovvero la prima della terza categoria. E io voglio invitare proprio qua vicino a me, è vero che c'è tra il pubblico, perché mi hanno detto che c'era, quindi io mi auguro proprio di sì, eh, il proprietario della bovina che ha vinto il primo premio della terza categoria. Pino lo identifichi tra il pubblico? Perché guarda, si sta nascondendo, io non ho capito perché fa timido dici? No, è, un, è un po timido quando vede te probabilmente a qualche ma se non è vero posizione... <ride> allora chiamalo tu vediamo un po se ci raggiungi <ride> Ezio Sciablo ed eccolo qua Ezio Sciablo noi abbiamo fatto un po hai capito abbiamo scherzato con Pino io ti vedevo là in fondo ancora emozionato? mi ha tantissimo Sì, eh, tanto, tanto emozionato ma possiamo parlare di vittoria da parte dell'intera famiglia? Sai perché dico famiglia? Perché non sei solo a fare questo lavoro, giusto? Eh, noi siamo tantissimi, tanti figli, siamo in tanti, eh, abbiamo sei figli. E eh, tantissimi. Siete tantissimi. Ascolta, io ti, io ti vedo ancora emozionato, quasi, ma cos'è? È la prima volta, che eh, mai è successo. Poi, poi lì, alla regionale, con tutte le mucche, è un caso proprio tantissimo. Si fanno tanti sacrifici durante tutto l'anno e già il fatto forse di arrivare all'arena Croix-Noir è una bella soddisfazione. Ma poi combattere e vincere, che cosa succede in quel momento? Ma Non, non so neanche spiegare cosa succede in quel momento delle, delle vittorie. Già le minuatorie d'estate, d'autunno, autunno, in primavera, già quando si vince si è già contenti. E quando poi si va lì proprio è proprio il massimo, più di così quando si arriva a questo punto qua, paese di peggio. Ascolta, sei pronto ad essere abbinato con la tua prima vittoria, hai detto, eh? quindi... Come, sì, come regionale, prima vittoria. Con questa prima vittoria, sei pronto ad essere abbinato con chi, eh, adesso con l'estrazione di questo numero, sarà abbinato al terzo eh, premio, molto importante, messo in paglio da Rustic Art, e a questo punto io chiedo a Pino di girare la zangola, e io vado a cercarmi il mio foglietto giusto per parlarvi qua, di Rustic Art che mette proprio in palio una poltrona relax. Una poltrona relax, e eh, possiamo parlare anche un attimo di Rustic Art dicendo che eh, la troviamo a Cari in località Teppe 17, è una produzione a 360 gradi che va a guardare tutto ciò che. È la vostra casa in quanto a mobili rustici, moderni, classici e naturalmente anche su misura. Sofia ha già estratto il numero. Eh sì, <ride> ha già estratto il numero ed eccolo, io lo vedo in mano a Paolo, ce il numero. Di che numero si tratta, Paolo? 7128. 7128. Questo è il numero Abbinato al terzo premio, e ricordiamo di cosa si tratta: di una poltrona relax messa in paglio da arte del rustico che troviamo a CAR. Grazie. Grazie per essere stato qua e per averci raccontato l'emozione della vittoria, della vittoria lì proprio alla Croix Noire. Proseguiamo con il secondo premio. Io mi avvicino a Pino perché chiedo il suo supporto, il suo aiuto, perché insomma il secondo premio è importante. Ne abbiamo parlato prima personalmente con gli sponsor. E' insomma... soprattutto anche per il mondo dell'agricoltura perché va direttamente sul nostro mondo. Quindi speriamo che lo, venga, lo vinca uno che è di mestiere fa l'agricoltore. Allora, vediamo chi è chi ha vinto con la sua bovina, il primo premio della seconda categoria. Lo, lo stai vedendo qua tra il pubblico? E credo che uno che sia un po' meno emozionato perché è un veterano delle battaglie, un veterano delle vittorie. Ne ha portate a casa tante, però l'ultima sicuramente è sempre la più bella. Certo. Luciano Viarè. Eccolo allora, Luciano, ti invitiamo a venire qua sul palco eh, in mezzo a Pino Balico e alla sottoscritta a raccontarci della tua emozione perché prima di estrarre il numero che sarà abbinato proprio al premio che abbiamo eh, detto prima: un premio messo in paglio da AgriNord, eh, si parla di, un, di una volta fieno, di un girafieno, quindi un premio importante. Vogliamo raccontare le tue emozioni di pochi giorni fa lì. Con la tua vincitrice. Quello che ha detto prima, Pino, non è assolutamente vero. Come? Perché... <ride> Come non è vero! Perché l'emozione è proprio ancora grande e rimarrà sempre grande nel mondo finché si porta a battagliare e siano soprattutto le vittorie, c'è un'emozione grandissima ancora. Sempre. Ci dici il nome della tua bovina perché è particolare? Sibella. Perché la scelta di questo nome? Ma ho messo questo nome perché. È... È figlia di un, di un toro che avevo preso con, che, con Michele Biona, che si chiamava Sibella quindi hai, hai mantenuto il nome de, del papà, in pratica, sì, sì. E perché È la mamma del, del... Sì. Ah, ecco. esatto? Perché dovete sapere che fino a pochi anni fa, correggetemi, eh, voi due, gli allevatori utilizzavano proprio l'ordine alfabetico per dare il nome alle loro bovine. Fino, fino a che anno? Pino già mh, dice non è vero eh. parzialmente è vero perché questo avviene per l'altra razza che è esistente piuttosto per la razza pensata rossa, per le nere ci sono sempre nomi un po' particolari che l'allevatore come Luciano, come tutti gli allevatori ci tengono e non vanno ad ordine alfabetico ma tutti i nomi hanno una loro storia Chiedo, chiedo scusa, non volevo, l'ho detta grossa questa volta. Quindi l'ordine alfabetico è vero, ma non per eh, la razza nera o la razza castana, ma solamente per la pezzata rossa. E si usa ancora adesso andare per ordine alfabetico a dare nome alle bovine? Perché poi dovete anche sapere che gli allevatori amano veramente molto le loro bovine, non solo le reine, anche le altre, tanto da dare un nome personale a tutte loro. Quindi la tua ha un nome particolare, ma. Questo nome ha portato veramente bene. Sì, sì, certamente. Eh, siamo contenti così via. Diciamo che Anche, qui po bene. Anche qui possiamo parlare veramente di lavoro di tutta una famiglia. Sì, certamente. Eh, eh, è una vita che facciamo questo, questo lavoro. Il mio padre ha fatto sempre questo lavoro e. Eh, eh, Solamente che adesso è un, è un momento un po' particolare che come... come, non so, come eh, a livello di denaro, economico, è difficile sì, portare avanti questo. È, è un momento proprio difficilissimo. Eh, si continua a lavorare, i sacrifici, ci sono tanti sacrifici e eh, eh, economicamente siamo, andiamo sempre peggio. Ed ecco che poi eh, veramente la vittoria dà veramente, forse una risposta, eh. non, non tutte, ma una risposta la dà il fatto di dover continuare sì. a fare questo lavoro. Sì, è vero. La vittoria ti dà di nuovo uno stimolo per continuare un pochino, anche se è dura. Allora, grazie, grazie per essere stato qua eh, e per aver riparlato di questa importante vittoria, di questo importante momento. C'è Pino che è già pronto per eh, girare, grazie ancora per girare la zangola e Sofì pronta a eh, vedere, io passo davanti oh, eh, alle telecamere, mi sembra normale, ho detto che stasera me ne diranno 2, 3, 4, ma fa niente, ecco il numero, il numero abbinato al secondo premio secondo premio molto importante ne abbiamo parlato prima ne stiamo riparlando ma vediamo di che premio si tratta 5770 lo ripetiamo 5770 ed è il secondo premio li abbiamo avuti prima sul palco con noi eh, agri nord un premio importante perché è un premio che veramente permette a tutti coloro che fanno questo lavoro di farlo comunque meglio. Siamo arrivati in vetta Pino? <ride> Quasi? Siamo pronti? Ma tu da là vedi per caso eh, guerra direttamente? No, perché guerra è il nome della bovina che ha vinto quest'anno. Ma la vedi qua nei paraggi? Mm, ma ce l'ho in testa ma no, non la vedo. Ecco. <ride> ma chi vedi invece? Eh, probabilmente... Il suo proprietario ha qualche problema, non ha potuto presentarsi oggi. C'è qua però chi l'ha condotta fisicamente in campo, quindi in merito anche a lui. Mathieu, che rappresenta Edibignon, che probabilmente aveva qualche problemino. Ma, ma ha mandato eh, qualcuno a rappresentare, prego. Prego, prego. Allora, io eh, come a tutti voglio fare anche a te proprio le domande eh, di Rito per quanto riguarda questo importante premio. Aspetta che mi avvicino. Tu, tu, ecco, passo dietro Pino Balico, mi avvicino. Un importante premio, un importante riconoscimento, eh, prima categoria, guerra, ma eh, parlavano di guerra già molto prima perché pare eh, che già dai combat nel corso dell'anno lei si dimostrasse a ogni combattimento la migliore è vero ma relativamente vero perché si è classificata regina brisogno solo due settimane prima però essendo una mucca magari già un po matura che era già conosciuta eh, ci conosciamo magari già le sue capacità ecco. ma eh, io non so se ci sono delle scommesse però pare che qualcuno ci credeva fortemente ci sono delle scommesse no No, scommessa no, ma qualcuno ci credeva no, forte. C'è chi fa pronostici, chi, chi tenta di fare pronostici e sicuramente una pronosticata è la guerra. Tu eri lì presente? Sì, sì, sì. L'emozione? <ride> eh anche se non era una mia bovina, comunque l'emozione era forte, perché entrare nell'arena della Qua è un'emozione forte, senz'altro. E ancora oggi, a distanza di una settimana, cosa magari ci puoi raccontare che ti è rimasto impresso in modo particolare, proprio di quel momento quando lei ha vinto? Beh, il pensiero va a Edi, che comunque è una, diciamo una genealogia che compie quest'anno 50 anni e che la sua famiglia, insieme a suo, su, ai suoi cugini e ai suoi zii, sono stati capaci di, di selezionare. E in 50 anni sono uscite quattro reni regionali, quindi il merito è loro. Non è casuale. Non è casuale, però diciamo che c'è stato un forte lavoro dietro e forti sacrifici. Grazie, Matteo. Siamo pronti per quindi il numero da abbinare al primo primo Biglietto primo classificato, e ricordiamo l'importante eh, premio messo proprio in paglio in questo caso da Peila eh, Si tratta di un'auto, ne abbiamo parlato prima direttamente con Alessandra che era qui a parlarci del primo premio messo in paglio. E beh, è una bella macchina, decisamente bella. Quindi vediamo qual è il numero, ma poi noi lo seguiremo anche per capire di chi si tratta, se rimane qua in Val d'Aosta o se se ne va in giro magari da qualche parte. Che numero è? 9.331. 9.331. Io vedo qua tutti che stanno controllando i biglietti che hanno il pubblico presente e giustamente loro stanno proprio controllando quali sono questi eh, numeri. Se corrispondono per caso, io non ho sentito però dei eh, che bello abbiamo vinto, quindi mi sa che qui direttamente eh, tra il pubblico non c'è nessuno che ha vinto. Vicino, eh. Hai visto qualcuno esultare? No, veramente? Ma di chi si tratta? Vicino, vicino. No, si tratta, eh, pensate un po'... Un po' il numero. Qual è il numero? 9, 9.331. No, niente, stanno controllando... Ma questo è il bello della diretta, eh, perché c'è chi ha i biglietti proprio in tasca e naturalmente dice, ma stiamo a vedere, controlliamo... <ride> niente, ma è vicino, è vicinissimo. No, no, scusate! Não, é não Não, não, não. não, não. No, beh, scusate un attimo perché questo è veramente il bello della diretta Allora io mi avvicino, chiedo a una telecamera ecco, di avvicinarsi di vedere il numero, uno dei biglietti che aveva in tasca Michelle Ball No, adesso noi vogliamo vedere Michelle, è tu, guarda, te, te lo restituisco Se tu te lo restituisco Scusate, facciamo la verifica direttamente qui al, al, all'istante però Proprio. controlliamo abbiamo il sindaco paolo scenei e <ride> aiuto aiuto è conferma è conferma ah, no non aveva visto il numero scusate adesso no ma siamo tutti emozionati oh. <ride> dovete scusarci ma siamo tutti emozionati allora eh, io chiedo a eh, una telecamera, magari avviciniamo proprio il biglietto, lo mettiamo qua, proprio vicino al numero che eh, Nathalie ha appena registrato in questo momento, perché vi posso dire. Boh, io non so se è mai successa una cosa del genere, però, se è successa, è veramente una delle poche. E Michelle, posso eh, chiamarti eh, qua direttamente? <ride> no, perché io non, non so com <ride> aiuto, come aiuto <concludere, ride> come concludere. tutto. Se non io, questa diretta che è veramente molto particolare, molto strana. <ride> Prima di fare tutti i ringraziamenti, a questo punto chiamo Alessandra qua vicino a me. Non è che per caso ci sono le chiavi, niente, non ci sono le chiavi della macchina. Prego, Michel Ball, io ti chiedo proprio di avvicinarti, eh no? Ma perché questa cosa è, è, è imbarazzante, ma è, anche, ma è anche decisamente, diciamo, bella. Vi stringete la mano, non lo so, abbracciatevi, insomma, allora io. Sì, io a questo punto giustamente Pino Balico mi dice riconsegniamo il biglietto a Michel Ba. Ecco, guardatevi, scusate, io a questo punto. Cioè è stata una, una diretta così molto, molto particolare, molto movimentata. Potete rimanere qui tutti e due, ma perché è, è bella questa cosa, cioè è molto. A conclusione, perché insomma anche... <ride> voglio salutare insomma, tutti quelli che hanno partecipato a questa diretta proprio qui in questo momento dalla sala eh, dell'assessorato all'agricoltura e risorse naturali della regione autonoma Valle d'Aosta e eh, un grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato non solo eh, insomma, con, con il denaro ma con l'energia, con la voglia di fare le cose, quindi con i principi. Quattro sponsor: la banca Credito Cooperativo Valdostana, Peila e CSRL, concessionaria Suzuki. Qui vicino a me, Alessandra, <ride> e, e poi ancora. <ride> E poi ancora Agri Nord, macchine per l'agricoltura class che questa sera, guarda caso, il volto e la mano, l'abbiamo presentato così nel corso del programma, Michel Ball ha vinto il primo premio messo in faglio. E poi ancora Distillerie Serroc. Un mio grazie personale a tutti coloro che hanno poi preso parte a questa diretta, quindi grazie a Massimo Bombino, grazie agli operatori che in questo momento non so i vostri nomi però io vi ringrazio perché è sempre importante il lavoro che fate quindi grazie a tutti voi un grazie a eh, invidia.tv e ancora a tutte le aziende che hanno partecipato a tutti gli allevatori a Pino Balico che è qua vicino a me un grazie per, per ultimo però eh, insomma a chi ci ha ospitato anche eh. quindi faccio fare a te i saluti e i ringraziamenti ma i ringraziamenti li hai fatti tu li hai fatti benissimo grazie all'assessorato che comunque ci ha ospitato oggi e non solo ci sostiene anche durante tutto l'anno diciamo di battaglie con eh contributo finanziario, che sarebbe impensabile mettere in piedi una manifestazione come la nostra senza un contributo esterno. Ecco. Noi ci diamo da fare, però abbiamo bisogno anche di chi ci sostiene. Un mio grazie personale agli sponsor, perché veramente il vostro contributo è molto importante per noi, speriamo di avervi ancora un altro anno insieme a noi. Grazie a Sofì, che è stata molto brava nell'estrazione, grazie a Paolo Scenei, che è sempre presente non solo oggi ma anche alla finale grazie Nathalie grazie a tutti i presenti grazie Ivana grazie Pino <ride> grazie a tutti voi grazie ancora Festeggiamo questa sera. <ride> Vi ricordo che potrete ancora vedere questa diretta nei prossimi giorni, sempre sul sito www.invida.tv. Grazie. Buona serata a tutti. Un attimo ancora, c'è il presidente che deve parlare, quindi non possiamo concludere. Scusate. E ci siamo dimenticati la persona che per noi è importantissima, Gianni Marchiano, che ci gestisse tutto ciò che abbiamo fatto oggi. Grazie, Gianni. Scusami per primo. Gedi Rama, ricordiamo, <ride> arrivederci a tutti.